Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch Puni Puni. Nuovo evento per Yo-Kai Watch Puni Puni, ovviamente ogni 2 settimane c'è un nuovo evento e stavolta l'evento è una collaborazione con tutti gli eventi passati. Eventi passati però che sono collegati con i brand di Level 5. Quindi in questo caso, come vedete nell'immagine che non è fatta da me ma è fatta da YoNetWatch, abbiamo Professor Layton, Inazuma Eleven, Megaton Musashi e anche LBX e Ni no Kuni per non farci mancare nulla. Sarà un evento Budokai, un po' diverso dal solito evento Budokai, ma bene o male la formula è sempre quella: sconfiggi 5 nemici, vinci quindi un girone del torneo, per arrivare poi fino a 100 vittorie consecutive, dove riceveremo purtroppo da un po' di tempo a questa parte, qui non fa eccezione, un segreti dell'anima e non più i tanto agognati 750 punti. Peccato. Lo yokai più forte che si avrà inoltre la possibilità di affrontare una volta vinte 25 sfide sarà niente po' di meno che Inozal Bodybuilder praticamente. È per questo che in Inazuma Eleven Heroes Victory Road viene rimandato, perché Akihiro Ino sta pensando a farsi fisico da bodybuilder piuttosto che lavorare ai giochi. E come dargli torto, guarda lì che fisicaccio che ha fatto. Ed essendo che lo yokai più forte, si potrà un po' contenere la sua forza e diminuire i suoi punti salute tramite dei sigilli. Questi sigilli si applicano sconfiggendo questi yokai che vedete qui. L'ultimo sigillo non l'ho ammesso perché richiede di completare 5 missioni, ovvero farsi amica la strega, la witch, che penso sia la strega di Ni no Kuni, e si potrà prendere probabilmente solo tramite la slot, e andare inoltre 15 volte a rubare agli avversari con successo. Quindi non basta semplicemente andare a rubare, bisogna anche vincere. Falla facile. E gli yokai che dovete sconfiggere compariranno ogni 5 sfide vinte nel torneo. Quindi, ogni volta che vincerete 5 volte di fila al torneo, compariranno uno o più sfidanti insieme. Quindi, magari affrontate Nosaka, subito dopo vorrà affrontarvi anche Layton e magari anche un terzo avversario. Oppure a volte solo uno, a volte due, a volte tutti, non si sa. Potrebbe succedere come potrebbe non succedere. A me è successo perché sono molto fortunato. No, davvero, questa volta sono stato davvero molto fortunato. Il retirare la forza di Inozal è stato provvidenziale. Ovviamente poi non possono mancare le multi che sono andate bene. Ho trovato 3 volte Oliver. Va bene, è uno Z, non male. Ho trovato anche un DK Vincent. Va bene, Vincent ci sta, è un buonissimo triple S. Ho trovato anche Luke Tripla S, che è un buonissimo yokai, ha una forza davvero spaventosa per essere un Tripla S, e anche qui si applica il bonus del livello 50 e livello 3 di Energimax, oramai è uno staple anche questo. Comunque sia, non è difficile farmare in questo evento, ma non ritengo necessario fare le multe, a meno che non vogliate davvero affrontare tutti gli yokai che servono per bloccare la forza di Inozal e poi andare appunto ad affrontare Inozal, comunque sia. Quindi alla fine decidete voi, se volete fare le multi vi mettete gli yokai dell'evento in squadra ed evitate di ricevere un debuff, ovvero di avere forza e HP diminuiti quando affronterete appunto Inozal, se no fate come vi pare. Anche qui ci sono ovviamente dei sigilli da sbloccare tramite le ricompense, sono anche stavolta 5. Non è che sia proprio necessario farli tutti. Voglio dire, ok, i segreti dell'anima per i Goku sono davvero necessari se vogliamo proprio massimizzare il loro potenziale offensivo, ma anche qui bene o male si farmano. Ah, l'ultima cosa, gli yokai che servono per bloccare la forza di Inozal possono anche essere reclutati, ma non è proprio facile batterli. E neanche farseli amici, figurati. Qui purtroppo va sempre con RNG, a meno che non avete in squadra yokai che aumentano il potenziale di amicizia, ma Yokai Watch Puni Puni funziona per vie strane. Ad ogni modo, per questo video è tutto, io non ho altro da aggiungere, ho voluto mostrarvi bene o male tutto quello che è possibile fare nell'evento, ovvero arrivare a 100 vittorie per fare qualche punto. Poi quando arrivi a 100 rimani fregato perché prendi solo segreti dell'anima. Affrontare Inozal risvegliato. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo al prossimo. Bye bye.